Mangiare sano è molto importante. Annie è disgustoso! No. La frutta fa schifo! Soda e patatine sono molto meglio! Patatine fritte! Non sono salutari! Prendi una mela, Lizzy! Assolutamente no! Allora vai nella tua metà della stanza! E da questo momento Annie vivrà sotto al tavolo! Ma non sarebbe male fare qualche ristrutturazione! Una mini stanza sotto al tavolo non è un grosso problema! Provaci, Lizzy, ma la mia stanza sarà migliore! La stanza segreta deve essere rialzata! Questi scaffali torneranno utili! Basta perdere tempo! Facciamolo! Va meglio! Oh, wow. Bello e spazioso! Che roba! Guarda e impara! Che ne dici, Annie? Patetico! Vedrai, Lizzy! E c'è ancora molto lavoro da fare! Ogni casa ha bisogno di pareti. Eccoci qui. Ed ecco chi arriva, Lizzy. Che copia di nuovo. E per rendere morbida la casa, usiamo l'erba artificiale. Non essere ridicola, Annie. Avrò una soffice coperta sul pavimento. Le verdure fanno così bene. Solo fast food. E Lizzy ha un grande piano. Le pareti gialle sono ciò di cui ha bisogno questa casa. Che allegria! Come vuoi tu, Lizzy! Ma il rosa è meglio! Yes! Questa stanza è irriconoscibile! Ma non puoi fregare Lizzy! Anche lei sa decorare gli interni! E questi gustosi adesivi sono l'aggiunta perfetta al design! Qualcuno ha fame? Il design di Annie alla frutta! Molto sano! La migliore ricompensa per tutto il mio duro lavoro è una bibita! Lizzy è una campionessa! Ma ora dobbiamo portare fuori la spazzatura! Oh no! Le lattine torneranno utili! Non sono spazzatura, ma materiali da costruzione! Dobbiamo avvolgere il tavolo! È una buona idea, Lizzy! Ma le lattine sono fuori moda! Wow! Realizziamo i pompon con dei fili dai colori vivaci! E decoriamo il contorno della casa! Carini e soffici! Yes! Ma non è molto comodo! Questo è inaccettabile! Annie risolverà tutto! Serve un puff! Sì! Ho un'idea! Avremo bisogno di un telo da mare e dell'imbottitura! Di un sacco di imbottitura! Mettiamo l'imbottitura sul rivestimento! Avvolgiamo tutto e leghiamo con un nastro! Fatto! Oh, caspita! È morbido! Lizzy sta tenendo il passo! Avrà un super cuscino! Questo è il trono della regina del fast food! Annie ha un nuovo progetto in arrivo! Sarà un tavolino di frutta! Disegniamo un cerchio della giusta dimensione da un foglio di gomma piuma glitterato! Ritagliamo! E incolliamolo alla base! Le decorazioni non sono mai troppe! Usiamo le palline da ping pong! La cosa più semplice del mondo! Un tavolino, eh? Nessun problema, sorellina! I barattoli delle patatine saranno le gambe! E invece di un ripiano, useremo una scatola per pizza! Ed è un tavolo con sorpresa! Perché rimandare un delizioso pranzo a domani? Vieni qui, tesoro mio! Le nostre camere sono fantastiche! Dobbiamo controllare! Uno, due, tre! Oh no! Mettiamoci in salvo! Au! Non me l'aspettavo! Ehi, ho una grande idea! Sotto la scrivania c'è abbastanza spazio! Faremo la nostra sala hobby! Iniziamo disegnando un progetto! La stanza dei sogni di Giulia è audace e pericolosa! E Barbara vede tutto attraverso degli occhiali rosa! Giocattoli e decorazioni carine! Eccezionale! Fatto! Yes! Sono un genio! Non vedo l'ora di vederla! È ora di approvare il progetto per la futura stanza! Cos'è tutta questa roba carina? Sorella, è ora che tu cresca! Ah sì? Ecco qua! Prendi questo! Hai iniziato tu! No, tu! Ecco il tuo stupido disegno! E se... Giusto! Dividiamo la stanza a metà! Guarda, Giulia! Ora sono entrambe felici! Non lo so, anche se... Ok, affare fatto! Sì, abbiamo raggiunto un compromesso! Ora al lavoro!
Un tappeto carino solleverà lo spirito e creerà un'atmosfera accogliente. E ora mettiamo una tenda e il nastro biadesivo sarà perfetto per appenderla. Wow, facile! Finalmente non dovrò vederti. Ehi, non è divertente? Julie adora i supereroi. Ciao Spider-Boy, benvenuto nella tua nuova casa. E come illuminazione ho una striscia LED. Barbara adora i colori pastello. Quale luce devo scegliere? Oh, è perfetta! L'appendo qui. Oh mio Dio, bellissimo! Oh, cosa sta succedendo? È Julia che cerca di infilare la TV. Lascia che ti aiuti. Fatto, così ci sta. Ora qualcuno può giocare ai videogiochi tutto il giorno. Per Barbara gli accessori carini sono super importanti. È così carina! Non c'è mai troppa luce. Mi serve la mia adorata Kissy Missy. Ehi sorella, il salvadanaio dice che è ora di andare a prendere gli snack. Il True Market è pieno di cose gustose. Avanti sorella, prendi tutto quello che vuoi. Abbiamo ancora tanto spazio nel carrello. Sembra che compreranno l'intero negozio. Adoro le patatine e i marshmallow. Ehi Jules, sei sicura che possiamo mangiare così tanto? Per favore, state calme. Ehi, questo pacchetto è mio. Ma l'ho visto prima io. Ridammelo subito. Non è in vendita. Ad ogni modo, abbiamo una cassa self-service. Io vado in pausa. Sembra che ci sia un angolo di relax segreto sotto il bancone. Ah, va meglio. Ehi, dov'è andata? Paghiamo gli acquisti. La melma è così rilassante. Sì. Il muro di Poppit è molto bello. Per non parlare dell'intera collezione di squishy. Almeno ora qualcuno è tornato in forma. Oh, non è facile fare la cassiera. Eccovi i miei tesori. È pesante. Oh, ciao. Penso che inizierò con le patatine. O con la Fanta. Perfetto. Ehi, cos'è quel profumino? Vuoi anche tu delle patatine? Ecco qui! È una piantina! Va bene, sorella, serviti! Grazie mille! Condividere è fantastico, non è vero, Jules? Onestamente, sì, lo è! Abbiamo gli snack, significa che possiamo goderci il nostro canale preferito! Sembra che il luogo segreto abbia riunito due sorelle molto diverse! Rilassarsi è fantastico, ma qui non ci prendiamo giorni liberi. L'allenatore Alex non darà tregua alle sorelle. Più in alto, più veloce, più forte! Io non ce la faccio! Ottimo lavoro, Julia! Ora alziamo il ritmo! Ora cambiate posto! Dai, cosa state facendo? Andiamo! E uno, due, tre, quattro! Continuate così! Aiutatemi! Ma in realtà, nel profondo, l'allenatore Alex è un aspirante giardiniere. Ciò che gli interessa davvero è curare il suo giardino. E ora faccio una foto per Instagram! Ho finito per oggi. Penso di averne abbastanza anch'io. Ehi, ciao! Oh, chi è? Siete voi? Ecco le vostre tessere. Ci vediamo al prossimo allenamento. Che ne dici di un cocktail rinfrescante? Prendo un caraibico, per favore. Oh, anche io. Ecco a voi, ragazze, i vostri drink. Il povero barista può solo sognare una vacanza su un'isola. Un giorno andrò sicuramente in un posto fantastico. Questo lavoro è così faticoso. È bello che ci sia una fantastica zona segreta sotto il bancone del bar. Uno spuntino tropicale. E gli ho detto: ehi amico, ho sentito che sei un musicista. E ora una festa estiva! È giunto il momento di fare un live streaming dalla spiaggia! Ehi ragazzi, sto camminando sulla spiaggia! E il suono della chitarra hawaiana porterà chiunque il buon umore! È ora di pensare a come divertirsi! Una PlayStation! Ecco cosa mancava! Barbara non rimane indietro! Wow, adoro questo servizio da te!
che i giochi abbiano inizio. Oh, dai! Giocare con metà schermo non è una buona idea. Combattere alla cieca è frustrante. Non sbirciare! Oh, cielo, ho perso! Cos'altro posso fare? Freccette! Come ho fatto a dimenticarmene? Oh, quasi centro! Proviamoci di nuovo! Oh, Barbie è una vera icona di stile! E la nostra foto ha bisogno di un posto migliore! Ecco gli invitati! Possiamo iniziare il tea party! Giulia e Barbara sono maestre del travestimento, ma questa volta qualcosa è andato storto! Conoscete le regole! Niente snack! Ora datemi tutto! Vi confisco questo cibo spazzatura! Direttamente nella mia casa segreta! Oh, e ora mettiamo alla prova le vostre conoscenze! Facciamo un test! Calma ragazze, Ashley vi salverà! Ha un database segreto con le risposte corrette nel suo nascondiglio! E il signor William sembra entusiasta di qualcosa! Ops, la penna è caduta! Finalmente posso assaggiare i loro snack! Il frutto proibito è così dolce! Adoro le patatine! La verifica è quasi finita! Ehi Ashley, sbrigati! Ci siamo quasi! E il signor William si è lasciato trasportare! Ragazze, le soluzioni sono pronte! Ops, sembra che qualcuno sia stato colto in flagrante! Prima il cibo e ora questo! Voi due andate subito nell'ufficio del preside! Che giornata! Dov'ero rimasto? Sto per ridere! Anche io! Incontrare il preside della scuola fa sempre paura! Vi siete comportate molto male in classe! È colpa di Giulia! No, è colpa di Barbara! Ma è stata una tua idea! Zitte! Cos'è quello strano odore? Non ne ho idea! Sembra che anche il preside abbia la sua casa segreta! Ha sempre sognato di aprire la sua tavola calda! Non c'è niente da vedere qui! Compilate questo e riportatelo indietro! Accidenti, quasi bruciavano! Ora aggiungiamo un panino! Oh, scotta! E un po' di ketchup! Eccellente! Adoro gli hot dog! Gnammi! Il tè serale è la cosa preferita della mamma! Ragazze, venite a tavola! Dove sono? Spero che non lo scopra! Spero che ce la faremo! Cosa ci fate qui? Brave le mie ragazze! Non vi disturberò! Ben fatto! Fiu! Ce l'abbiamo fatta! Beh, visto che stasera devo bere il tè da sola... Oh! Sembra che anche la mamma abbia il suo posto segreto! Cosa pensi potrebbe esserci dentro?